Sono Nina J. Kors e voglio dare voce a tutti i miei iscritti raccolti nel blog Nina e i pensieri di corsa. Dicono che sono testarda. Non sanno che sono tenace. I pensieri, le parole, le omissioni, gli errori sono, se Dio vuole, tutti miei. Devo dirlo, non mi piace per niente entrare nella casa di un uomo che non conosco e che vive da solo. Non mi piace, mi porta indietro nel tempo che non è più mio, nel mondo dei racconti di Cappuccetto Rosso e del Lupo Cattivo. Non mi piace. E inoltre di giorno, senza nemmeno aver bevuto un po', senza aver la coscienza leggermente annebbiata da un buon bicchiere di Cartiz, due chiacchiere amabili e un buon cibo. Figurati quando vai nella casa di un uomo che vive da solo e ci vai di tua spontanea volontà per farti fare un massaggio. Ci vuole un bel coraggio, ve lo dico io. Eppure sono entrata lo stesso in casa. Ma devo dire, la casa è in ordine, le stanze sono spaziose e luminose, tutto sembra sereno. Soprattutto il mio ospite è sereno. Sorride e mi indica la camera per i massaggi. E niente, io entro. Varco in realtà la soglia tra ciò che è la vita normale e un posto senza tempo. L'ambiente è in penombra, ma i muri arancione tenue avvolgono e non pesano. Due sono le candele accese. Lo specchio riflette il mio viso, sono un po' tesa, ma è la vita che mi distrugge, questa è la verità. Per questo sono entrata. Già mi pare di sentirmi meglio. Il lettino è confortevole, tutto è pulito, calmo, accogliente. Il mio ospite mi fa entrare, posa sul lettino un paio di slip e con calma mi spiega cosa devo fare. Mi devo cambiare e sdraiare a pancia in giù sul lettino, lì la testa e qui i piedi. Lui intanto va a cambiarsi. Oh, beh... Quante volte mi sono spogliata nella mia vita? Dai dottori, per esempio. Si giri e si spogli. Si sieda. Stia calma. Come cazzo faccio a stare calma? Che sono sdraiata mezza nuda, con le gambe appese a dei ferri e tutto il mio intimo esposto all'aria, Dall'estetista anche. Ma sai com'è l'estetista? Di solito ha 20 anni. Non capisco perché tutte le estetiste hanno circa 20 anni, con quel loro sguardo critico sulla cellulite delle cosce, sulla smagliatura della pancia, sul seno non più giovane. Insomma, non ho mica 20 anni ormai, ne ho più di 40. E lei che mi guarda dall'alto dei suoi sconci 20 anni e mi dice: signora, dovrebbe volersi più bene. E io vorrei andare via, dirle un mucchio di brutte cose in faccia, cretina. Ma in fondo so che ha ragione. Mi spoglio e metto il mio corpo flaccido di mamma ultra quarantenne nelle mani di una stupida, soda estetista ventenne. Sai quante volte mi sono spogliata in vita mia?
Vabbè, non importa, comunque mi spoglio e mi guardo intorno. In fondo non è una stanza, piuttosto sembra un nido. Sono una donna obbediente, mi sdraio a pancia in giù, anche se non mi va tanto. Ma forse il male è minore. In pancia in giù sei un po' in balia del mondo. Proteggi la pancia e il viso, sì, ma esponi la schiena e non puoi difenderti. Ma almeno non vedo la sua faccia mentre entra e soprattutto l'occhiata che mi dà. Ok, va bene, dai, a pancia in giù. Tanto ormai. Per fortuna entra subito. Dai, diciamocelo. Ci vuole coraggio per stare sdraiate con tutte le cicce all'aria sul lettino di uno sconosciuto che tra poco mi farà un massaggio. Incrocio le braccia sopra le spalle e ci poso sopra il capo. Sono una cretina e non voglio pensare a nulla. Non so come ho fatto. Ma certo è che ho visto che una t-shirt bianca e un paio di pantaloni morbidi blu si sono avvicinati. Sento che armeggia un po'. Vorrei avere gli occhi anche sul collo, invece mi affido ai rumori e tento di riconoscerne qualcuno, ma lui parla e dice che sta mettendo la musica. Mi chiede che musica voglio. No, no! No, ma come? Sono qua completamente nuda, non ti conosco, stai per mettermi le mani addosso, per quanto conosco le mie intenzioni, ma sempre le mani addosso, che cosa vuoi che me ne importi della musica? Basta che non metti Eminem o rock duro, che cavolo! Non faccio tempo a rispondere che parte la musica. Incredibile. È Deva Premal, lo conosco, un mantra indiano che mi piace molto, ma ormai non lo ascolto da parecchio. Dico, sì, mi piace, questo lo conosco. E lui risponde che se voglio ne ha altri alla musica classica. No, guarda, non ci siamo capiti. Se voglio ascoltare della musica, ho il mio iPod, ho lo stereo a casa, ho la radio in macchina. Mi hai chiesto se mi piace, ti ho detto di sì, io continuo ad essere nuda come un verme su un lettino e tu mi fai domande sulla musica. Mi viene un po' di agitazione. Addio! Sono una cretina, lo so, sono una cretina, ma sono in ansia. Ah, naturalmente, di tutto quello che penso non dico nulla. Dalla mia bocca esce solo un pallido "No, va bene così". Lui parla un po' della musica. Lascia andare il CD dei Deva Premal, aggiusta il volume e poi si volta a cercare l'olio. Io vedo di sottecchi, ma davvero, forse ho gli occhi anche sul collo, perché da così in realtà non dovrei vedere nulla. Ma vedo che lui si china un po' sul tavolino dove ci sono decine di bottiglie con l'olio. «Quale vuoi?» mi domanda, mentre con lo sguardo attento ne solleva un paio e ne legge mentalmente le etichette. No, non ci siamo proprio capiti. Allora mi appoggio sui gomiti, me ne frego del seno libero, alzo la testa, mi volto leggermente, vedo l'infilata nemmeno lunghissima del mio fianco nudo, le culotte de cheval che strabordano e che cavolo, non lo so, non vedi che sono grassa e nuda sul tuo lettino, non vedi che non ti conosco, che vuoi che cazzo mi importi di che tipo di olio? Anche quello da cucina va bene. Non farmi domande mai più. Lascio cadere la testa sul cuscino e non dico niente. Tutti intorno a me fanno domande. Quando vieni? Quando torni? Quanto ci metti? Che mangiamo? Che facciamo? Vai a fare tu la spesa? Quando partiamo? Hai chiamato la scuola? E quando ci separiamo? Hai chiamato l'avvocato? E chi glielo dice ai bambini? Ride sommesso il mio ospite. Si muove a suo agio nel nido arancione pallido.
prende l'olio che vuole lui, quello al rosmarino, e si volta verso di me. E oddio, e adesso ho i coglioni girati, sono una nevrotica con i coglioni girati. Mi viene in mente di quella merda di mio marito che ieri mattina mi ha detto che sono ingrassata come mia madre. Fanculo, mi ha detto che dovremmo andare dall'avvocato per la separazione. E penso che in fondo che cazzo ci faccio io che ho tanti di quei casini che... Sento una mano che si posa lieve sulla base del collo. E il mio ospite che dice: fai un bel respiro profondo. Io respiro. Guarda che questa è tutta un'ora per te. Dai, ancora un bel respiro profondo. Lo faccio. Un secondo bel respiro profondo. E poi forse un terzo, forse un quarto. Sento il profumo del rosmarino che mi penetra nelle narici. Poi sento le mani che prendono i piedi e li toccano. Poi le mani si fermano, tengono i miei piedi in mano e il mio ospite parla e mi dice: adesso io massaggio e tu ti concentri, ti rilassi e pensi solo ai muscoli che man mano io tocco. Dai, fammi un altro bel respiro profondo, su. E io respiro, un respiro che mi vuota il cervello. Faccio come mi ha detto di fare. Entro dentro il mio corpo, scavo nell'involucro buio e arrivo fino ai miei piedi, da dentro. Sento le mani che premono leggere, il sangue fluisce. Mi sembrava che fosse bloccato e invece adesso tutto riprende movimento. I muscoli delle gambe mi sembrano lunghi. Visti da dentro, li posso sentire due volte. Sono i miei muscoli delle gambe sollecitati dall'esterno e spiati dall'interno. Una sinergia che mi meraviglia. Un abbandono che riguarda me stessa con me stessa. In effetti non c'è più nessuno vicino a me e io non sono in una stanza. Io sono in un nido. Prendo il tempo tutto per me. Sento il mio corpo vivo che si muove, che risponde alle pressioni, che illumina le fasce muscolari lunghe, che riattiva la circolazione là dove prima stentava. Sento che il mio corpo si riprende il suo spazio, quello negato per tanto tempo, soffocato dalle mie corse e dalle cose da fare assolutamente. È un'ora tutta per me. E quando il massaggio finisce, perché tutto è stato messo in moto nel mio corpo fisico e soprattutto nel mio cervello, tutto è stato spento, apro gli occhi e mi risveglio. Mi rendo conto che mi sono ripresa il mio corpo. In quest'ora tutta mia ho perso i pensieri e mi sono ripresa il mio corpo. E beh, che vi devo dire? Se volete poi tutta la verità, sappiate che sì, ci sono anche andata a letto. Ma questa naturalmente è tutta un'altra storia. Se volete aiutare questo podcast a crescere, iscrivetevi al canale e lasciate una recensione, qualunque sia il tipo di recensione. Un grazie speciale alle musiche originali di Massimo Moretti per Max More Music. Ciao!